posso dire che lo conosco e non è solo un grande creativo, non è, è grande di nome di fatto, lo diciamo sempre, non è solo un estroso, un geniale, è anche un caro amico, è una persona che quando la conosci non la perdi più. Mi fa molto piacere incontrarti. Ma un premio è una cosa importante, indipendentemente da quello che ricevi, da quello che ricevi il posto, la location. Ti dà la conferma che forse sei nato bene, hai lavorato bene, per me è una cosa che veramente ti riempie il cuore, è bellissimo. Grazie della presentazione, non mi hai scherzato. Grazie. Sai perché? Perché ti conosco da troppo tempo e quindi mi posso permettere di farlo. Chi ti premia questa sera? Ti premia l'onorevole Angelo Napoli e il presidente Angelo Facilea. E naturalmente chiamiamo anche Doris Lomore. E mi è arrivato un suggerimento da quella parte. Allora, una veramente... Prego presidente, così ci siete tutti per la foto. Premio Cultura Mediterranea ad Antonio Giulio Grande, premiano le parlamentari Doris Lomore, Angela Napoli e presidente dell'associazione per Curinga, Angelo Facileo. Un grande applauso a un calabrese che è la grande della Calabria nel mondo, desiderato da tutte le donne per le sue creazioni, per i suoi vestiti, per la sua arte, la sua genialità, e vi assicuro anche per la sua umanità e la sua amicizia. Per chi lo conosce personalmente lo sa. Grazie ancora Anton Giulio. Io non so se le signore vogliono dire qualcosa. Sì, io innanzitutto voglio ringraziare l'associazione per Curinga perché questa sera mi ha dato due bellissime opportunità. Quella di venire in questo meraviglioso centro e di assistere all'amore che l'associazione dimostra annualmente, ma non solo annualmente, per questa bella comunità, finora fin troppo sconosciuto nella nostra realtà, ma vi garantisco che anche attraverso la sua sensibilità e il suo prodotto riesce a dimostrare anche lui quanto ama la nostra Calabria. È una figura della quale possiamo andare davvero orgogliosi. Io devo leggere la motivazione del tuo premio, quindi l'associazione ti premia, scusa io sono un po' ciecata ormai, per le sue creazioni indiscutibilmente originali che derivano dal suo intenso legame con la terra di Calabria. In bocca al lupo. E torna presto qui, visto che ti amano tantissimo. Grazie. E adesso passiamo alla premiazione del Curinghese Doc, del nostro concittadino che si è distinto per la sua carriera professionale, costellata di incarichi molto importanti, di ruoli apicali, di grandi responsabilità ma anche di grandi successi. Devo dire che il suo curriculum è vastissimo e è molto difficile condensarlo e sintetizzarlo. Ha cominciato a fare politica che aveva 22 anni, cominciando a fare il consigliere comunale, che è un senatore nel corso della settima legislatura, dal 76 al 79, sindaco del Banco di Napoli, presidente del Centro Regionale del Commercio Estero, presidente della Camera di Commercio di Catanzaro, sindaco di Lamezia, appunto una degli ultimi e poi un ultimo riconoscimento grande ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica. Sarebbero tanti altri gli incarichi del senatore Antonino Senese, ma veramente non si può condensare il suo curriculum.